Sono una decina, 11 per l'esattezza, sono i migliori o tra i migliori specialisti a livello mondiale sulla terapia infiltrativa intraarticolare, hanno formato un gruppo di lavoro che si chiama Eurovisco e noi ci siamo fatti raccontare qual è la loro attività, quali sono i loro obiettivi dal professor Alberto Migliore che abbiamo incontrato qui a Lisbona in occasione della quinta edizione del congresso dell'ISIAT. Professor Migliore, che cos'è questo gruppo Eurovisco? Chi sono questi 10-11 esperti che si riuniscono periodicamente per fare che cosa? Il gruppo Eurovisco è un gruppo che è iniziato alcuni anni fa, siamo 11 esperti rappresentativi di paesi dell'Unione Europea più anche la Turchia e noi ci riuniamo per stilare delle linee guida in favore dei nostri colleghi che possano così applicare al meglio la viscosupplementazione secondo le conoscenze attuali. Senta, cosa è stato già fatto finora? Perché avete fatto un grande lavoro, ma ce lo racconta? Sì, noi ci riuniamo quasi ogni anno a settembre in Lione e abbiamo già pubblicato 4 lavori, una consensus sulla viscosupplementazione, un altro sul ritrattamento ed un altro su come migliorare la performance della terapia intraarticolare, un altro su come dei suggerimenti su come redigere o stilare nuovi trial per quanto riguarda la viscosupplementazione. Senta, su cosa siete impegnati adesso? Cosa avete fatto qui a Lisbona? All'ISIAT, dato che molti dei colleghi dell'Eurovisco partecipano al congresso ISIAT, ho dato l'opportunità di partecipare a tutti i partecipanti di partecipare a un'inchiesta che è l'ultima attività che l'Eurovisco sta facendo, un'inchiesta su tutti i medici che fanno le infiltrazioni intraarticolari per vedere come vengono applicate le nostre raccomandazioni sul ritrattamento dei pazienti. Idee per il futuro? Ci riuniremo e continueremo e stiamo valutando che cosa fare ancora, non lo posso ancora dire, è sotto embargo.